Il momento tanto atteso è finalmente giunto, leak veritieri su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, evoluzioni e reveal di Pokémon, alcuni noti e alcuni meno noti. Cominciamo! Se non vuoi alcun leak e sei su questo video per sbaglio, il che è molto probabile, allora puoi anche uscire. In tal caso, se sei nel posto giusto, cominciamo con i leak. Sono su Twitter e già cominciamo con una foto. Ovviamente sono sempre sfocate, sempre super pixelose. Qua c'è un Pokémon di cui non si capisce nulla, ma andiamo avanti. La cosa divertente è che è stato uno spagnolo a leakare il gioco. Fa quasi ridere. Questo è il Pokémon Torontula. Ok, è stato leakato, questa è una ricreazione di un fan. Carino, cioè, carino, sì. Carino il concept. Beh, se non altro è un ragno 8 zampe. Ah, ecco, c'è anche nei commenti un ragno 8 zampe finalmente, giusto. Andiamo avanti, veloci, veloci. Leakato anche Tauros. Questo, ho visto anche un'immagine in 3D del gioco e sembra essere tipo buio. No, forma spettro. Ah, bello. Comunque sia, è nero. È bello. Hanno fatto una fan art tempo fa di un Tauros tipo buio, però questo è vero. Ed ecco Flamigo, il Pokémon Flamingo di cui si è tanto parlato. Non ci sono altre immagini di questo Pokémon a parte le fan art, quindi se volete andare su Twitter e scrivete hashtag Pokémon trovate di tutto. E vabbè, se ne era parlato, è un Flamingo in tutto e per tutto, non sembra neanche un Pokémon. Lei è l'infermiera della scuola. Sapete cosa succede ora, vero? E ora, amici miei, un quartetto di roba che... Wow! Fuecoco si è evoluto in Crocalor. Praticamente ha una specie di sombrero in testa. È un Fuecoco con un sombrero in testa! Ma quanto è bello! Quanto è bello! Quanto! Quanto è bello! Dai! E immaginatevi l'ultima! L'ultimo stadio evolutivo cosa può essere allora? Se vi ricordate, Q ha detto che ha un uccello di fuoco in testa. Ah. Poi abbiamo Tauros, che vi ho detto appunto prima nella fanart, adesso qui è vabbè, praticamente uguale quasi. Bello, molto molto bello. Abbiamo l'evoluzione di Smoliv, che diventa Dollib. Doll. Ah, quindi questo è il Pokémon waifu che diceva Q anche. Bello. Bello nel senso che okay, abbiamo un'immagine, ma bello no. Proprio ancora no, vediamo poi l'ultimo stadio, ma sarà una roba tipo Zarina. E poi qui abbiamo un'immagine più completa, abbiamo, ecco, Torontula, eccolo qua, l'artwork ufficiale, Flamigo, Fuecoco, Ralts e Weasel. Ah, c'era anche Weasel. E Coraidon nella mount, ok. E comunque molti si sono ritrovati le immagini postate cancellate, sicuramente li hanno turbo sgamati, quindi hanno dovuto per forza cancellarle. O se le sono ritrovate cancellate. Comunque sia, se dovesse succedere anche a questo video, stica, tanto non è che è un gran problema. E c'è una mappa che non è delineata a Paldea, o meglio, si vedono le linee ma non è disegnata, diciamola così. Potrebbe essere un potenziale DLC, vedremo. E questa è l'ultima immagine al momento. E... ma è in... cioè aspetta... ma stanno in co-op già? Niente, quella era l'ultima. Sì. Bene, non c'è altro momento. Continuo un attimino a scrollare, ma si parla di roba di un giorno fa, quindi non c'è niente. Ah no, eccoli, Vivillon. Ok, carini. Bene, per questo video è tutto. Video molto veloce, che per farvi vedere, insomma, tutto quanto in un tempo di lasso breve per non rubarvene troppo. E vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye.